Questo film è dedicato al Canada e a tutti i canadesi che ci hanno aiutato a farlo. Ai governi degli Stati Uniti, del Canada e del Regno Unito che lo hanno reso possibile. E agli attori che hanno creduto nella nostra storia e che sono venuti da ogni parte del mondo per recitarlo. Vedo una lunga linea diritta attraverso un continente. Nessuna catena di fortezze o di fiumi profondi o di sistemi montuosi, ma una linea tracciata dall'uomo su di una mappa circa un secolo fa, accettata con una stretta di mano e mantenuta fin da allora. Un confine che divide due nazioni e che pure segna il loro amichevole terreno d'incontro. Il 49esimo parallelo, l'unica frontiera indifesa del mondo. Lavoro io. Magnifico, comandante. Il sipario si è alzato sul Canada.
Attenzione, attenzione. Messaggio radio da motonave anticostilight segnala attacco di sottomarino tedesco. Latitudine 40 gradi e 15 nord. Longitudine 58 e 25 ovest. Rapido affondamento, solo una scialuppa efficiente. Latitudine 40 e 15 nord, longitudine 58 e 25 ovest. Avvertire tutte le batterie costiere di tenersi allerta fino al nuovo ordine. A tutte le flottiglie di caccia torpediniera insieme alle unità antisommergibili, a Sydney, Causo e Baia del Calore, attuare il piano Z. Inviare ogni aereo da ricognizione a localizzare il nemico. Ogni aereo da ricognizione cerchi di localizzare il nemico. Fermate i motori. Cercate il capitano, interrogatelo. Kineke! Herr Kommandant. Ma che fa? Venga a fotografarli, venga su immediatamente. Voi tre, andate a poppa. Ce la faccio su, Johnny. Forza, che siamo arrivati. Punta l'arma. Dai, forza. Alt! Dammi la mano. Dov'è il capitano? Il nostro vecchio è morto. Era andato in cabina a prendere le carte. Sarà caduto quando si è piegata la nave. Dov'è il primo ufficiale? Anche Jack è morto, vero? Sì, sì. E dov'è il secondo? Sì. Venga a bordo. Che nave era? L'Anticosti Light. La destinazione? Montreal. Il carico? Petrolio greggio. Quante tonnellate? 3.000. Non è vero, eravate a pieno carico. 2.000 tonnellate di greggio e 5.000 di benzina, è così? Se lo dice lei. Attenti, salamacchine! Preparare immersione! Avanti a mezza forza. Allargare 5. Allargare 5. Profondità 30 metri. 30. 5. 10. 20. Aerei! Sono i nostri! Evviva! Evviva! Solo un pazzo avrebbe pensato che attaccassimo a navi di rifornimento. Almeno per i prossimi giorni, le navi in uscita saranno distaccate, quelle in entrata chiuse in convoglio. Dobbiamo trovare un posto in cui il nemico non si aspetti che ci siamo, che non controlli tutti i giorni e dove non pensino di cercarci. La Baia di Azzo. Troppi dannati iceberg qui. Qual è la posizione? 3 miglia da Punta Amor. Se andiamo su rischiamo le pattuglie, ma corriamo di più. Se stiamo sotto rischiamo la nave. Andiamo su. Attenzione, salamacchine! Dove sei? Al Polo Nord. Stretti isole belle. Scendono molti ghiacci. 50 gradi. 50 gradi, Herr Leutnant. Mm.
vedo il mare aperto davanti. Dia un'occhiata, Irt. Non è così? C'è una corrente verso l'interno? Sì, Herr Comandante. E quelle sono le colline segnalateci. Attenzione! Messaggio radio ricevuto da Port Burnwell, Baia di Hudson. Cacciatore eschimese ha visto 2 giorni fa oggetto diretto verso ovest attraverso stretti di Hudson. Può trattarsi sottomarino tedesco U-37. Avvertire basi aviazione canadese di Churchill e Wakeham Bay di mandare pattuglie. ...195 gradi, Herr Comandante. Ci dovrebbe essere una spiaggia riparata alla fine del fiordo. Ci andiamo? Sì. Scelga 4 uomini adatti e si prepari a sbarcare. Avrà 12 ore. Che bel posto, eh? Tu! Tenente Irt, ha avuto gli ordini. Tenente Kühne, che lei farà da secondo. Portate con voi le razioni di un giorno, non di più. La vostra missione è di trovare cibo e carburante. Dietro quel colle troverete una base commerciale. Se gli uomini sono armati e così sciocchi da fare resistenza, voi li annienterete. Janer, prenda la bandiera. Appena la base sarà caduta, lei la isserà e io entrerò con la nave. Ricordate sempre che siete le prime truppe tedesche a mettere piede sul suolo canadese. Le prime di molte altre. Siate degni di quest'alto onore. Comportatevi da uomini e da tedeschi. Ciascuno di voi, compiendo il suo dovere, concorre a realizzare il grande progetto del nostro Führer. Oggi l'Europa, domani il mondo. Heil Hitler! Riposo. Seguite. Sottomarino in vista. Presto, mostrami. Siamo numero 2 e 3. Siamo numero 2 e 3. Parla il comandante. Avvistato sottomarino. Vado a dare un'occhiata. Forse sono i Krauti. Attacco nemico! Tutti ai vostri posti! È proprio lui, l'U-37. Sono loro, ragazzi. Partite all'attacco. Numero 2 in testa. E tu, Dicky, dacci dentro. Contaci! A terra! Giù! Papà che suona. Maledetto! Cinque. Sei. Sette.
cacciatore sia arrivato. Hello, Johnny! Ehi, che succede qui? Chi sei? Capo di questo e questo io, appena arrivati, Johnny. A qualcuno piacciono molto le patate. Ehi, in questa pentola ce n'è per un armadio. Il capo di questo non mangia patate da più di un anno, Johnny. E non mi chiamare Johnny. E la mia acqua calda? Chi ha usato la mia acqua calda? Il capo di questo, molto sporco capo. Lui non ha fatto bagno da più di un anno, Johnny. Conosco quella voce. Jette plumere le bec, jette plumere le bec. E le bec! Johnny! Albert! Come sa va, mon vieux? Oh, vecchio tristeco! Accidenti! È bello rivederti! Ma quando sei arrivato? Da una mezz'ora circa. Ho trovato l'acqua sul fuoco, il pranzo in cottura e ho detto: Johnny, hai fortuna, mon vieux. L'amico Albert ti sta aspettando. Che ne dici della mia barba? È potente, no? È grandiosa! Dammi una forbice e il rasoio, presto! Certo, Johnny. Grazie. Oh, ti fermerai per un po', spero. Ci puoi contare, resterò finché verrà il battello. E aspetta di vedere le mie pelli. È la migliore annata che abbia mai avuto. E ora sarò tanto occupato a non fare niente. Sì, caro, non farò niente come nessuno l'ha mai fatto finora. Allo Winnipeg, allo Winnipeg. Qui è Wolstenholm che chiama, Wolstenholm che chiama. Questo messaggio deve essere inoltrato a Tre Fiumi, Trois-Rivières, Quebec. Il cacciatore Johnny Barras è ansioso di mandare un messaggio a suo padre, Napoleon Barras. E a... un momento, aspetti un momento. Ecco. 32 Rue Crevis. E a sua madre, alle sue 8 sorelle e ai suoi 6 fratelli, per dire loro che è arrivato bene nel pomeriggio a Wolstenholm Post, dopo 11 mesi di caccia molto felicemente riuscita. Li ringrazia di avergli mandato qui la posta dell'anno scorso. E il rosario. Ah, e il dolce che si è mantenuto bene nella scatola di latta. Ah, e dice di mandarne un altro. A voi, Winnipeg. Posto di Hudson Bay, parla Winnipeg. Congratulazioni, Johnny. È Ned che parla. Salute! Buonanotte, Wolstenholm. Buonanotte. Buonanotte, Winnipeg. Buonanotte. Imbarco su battello a Penguertung, ma dov'è battello? Me l'hanno chiesto tante volte che non ne posso più. Non c'è uno che veda quella foto e non me lo chieda, anche gli eschimesi. Dov'è battello, Johnny? Dov'è battello? Eh bien, allora, dove sta? Dietro il colle. Ah oui, bien sûr. Vieni a sederti. Come sono le notizie da casa? Una è buona, una è cattiva. Tutti stanno bene e questa è buona. Affari fiacchi. E questa è cattiva. Mio padre dice che è a causa di quelle voci di guerra che ci sono. Ma per lui non bisogna preoccuparsi. Hitler è un gran fanfarone. E tutti quanti dicono che non ci sarà nessuna guerra, né quest'anno né il prossimo. Che hai? Perché mi guardi come fossi matto? Ma certo, non ci pensavo. Tu non vedi un giornale da più di un anno. Che vuoi dire? È scoppiata, allora? Certo che è scoppiata. È più grande anche dell'altra. Non Chi combatte? Quasi tutti. Chi ha cominciato? Oh, i tedeschi, è chiaro. Hanno invaso e occupato la Polonia nel settembre del 39. La Polonia? Certo. Ma qua, credevo che tutti i polacchi fossero in Canada. No, no, Johnny. Gli hanno fatto passare giorni tremendi. Hanno distrutto Varsavia e quei poveri fuggiaschi, donne e bambini che tentavano di scappare, massacrati con la mitraglia. Ah, è un'esagerazione. I tedeschi sono gente comune, proprio come me e te. Tu faresti una cosa simile? Io no. E allora non mi dire che l'hanno fatta. Sono tutte bugie dei giornali per cercare di tirarci dentro. Sei un po' in ritardo, caro Johnny, ci siamo già.
Il Canada è in guerra? Certo che lo è. Non hai sentito le bombe stanotte? Bombe? Quelle erano bombe. Sicuro, le ha sganciate uno dei nostri aerei, per esercitazione, immagino. E così il Canada è anche lui in guerra? Ma possibile? E comunque non potrai dirmi che anche il Canada francese ci sta dentro, eh? Posso dirtelo, sì. Oh, mon Dieu. Ci state dentro come tutti quanti gli altri. Ma questo è il colmo. Io non vedo perché il Canada francese debba difendere un mucchio di polacchi. Io non lo capisco affatto. Io non vedo che c'entriamo. È comunque un tipo di governo è più o meno uguale all'altro. In questo hai ragione. Sono tutti uguali. Non ti danno niente. Sì, però qui non ci dobbiamo preoccupare. Quello che noi dobbiamo fare è solo continuare a lavorare. Cioè, a me sta bene. Che ne dici di un goccetto, Johnny? Mi sta bene anche quello. Bene, alla salute della tua pellaccia. E anche della tua, vecchio tricheco. Già. Non dormirò bene stanotte. Non dormo la prima notte in un letto vero. Oh, anch'io quando andavo a caccia. Ma in un paio di notti ci si abitua. I cani sono agitati stasera. Forse i tuoi e i miei stanno facendo conoscenza. Il vento si sta levando. Così il concerto è davvero completo. Finestra, porta. Mon Dieu, che succede? Ma che scherzi? Sta zitto. Chi siete? E non ti muovere. Johnny! Sta fermo. Porta chiusa, Herr Lloyd. Chi altro c'è? Solo questo. Frugalo, Franz e Lorman, gli altri due. Avete armi e munizioni, dove sono? C'è un armadio. Kranz, dammi il fucile. Non rompere armadio. Armadio aperto. Dove sono i fucili? Meglio dirglielo. Nel deposito. Dov'è il deposito? La grossa casa di fuori, con l'insegna della compagnia. Vogel, Kranz. Che razza di banditi siete? E comunque, che gioco è questo? Voi qui in Canada non lo sapete che c'è la guerra? Certo! Sì, lo sappiamo che c'è la guerra. Merde, cochon. Siete... tedeschi? Sì, tedeschi. Siamo tedeschi. Ok, ma non c'è bisogno di gridare. Moi, j'ai compris. Voi tedeschi. Io canadese, lui canadese e lui canadese. Mio padre ha combattuto contro di voi l'altra volta. Vi abbiamo dato una buona sonata allora e ve la ridaremo. Johnny! Sentite, nessuno di voi altri ride mai.
Gli inglesi dicono che non abbiamo senso dell'umorismo, il nostro è solo diverso. Ah, lo dirò a Nick, lui l'apprezzerà. Nick? Il mio servitore, che uno di voi ha colpito quando era già a terra. Gli eschimesi sono una razza vile come i negri. Che hanno di male i negri? Sono mezze scimmie, solo un gradino sopra gli ebrei. E chi lo dice? Sono parole del Führer, da Mein Kampf. Oh! Sentite, io passo la vita a intrappolare animali, ma se dovessi incontrare una mezza scimmia, non gli darei un calcio in pancia come avete fatto con quell'eschimese. Non abusi della nostra cortesia, vogliamo essere amici, non lo renda difficile. Ok. Non sprecate le mie batterie. Voglio che risponda ad alcune domande. Sentiamole prima. Quali collegamenti avete col mondo esterno? Collegamenti? Andiamo fino al treno o aspettiamo il battello? Quando arriva il prossimo battello? Nascopi, se il tempo è buono sarà qui a luglio, ma se i ghiacci si chiudono verrà il luglio prossimo. Voglio la verità. Mi dà del bugiardo? Sì. Vuol farmi credere che c'è un battello all'anno? Ci credo o no, per me è lo stesso, caro mio. Qual è la stazione più vicina? Churchill. E il posto di polizia? Se ne accorgerà presto. Lei, Carbo. Lei sa già tutto, vero? Che forza c'è? 30 uomini, o sono invece 25, Albert? O due. Oh, guarda che bella carta! Dove l'ha trovata? Che ne dici, Albert? Questa sì che è una mappa. Certo che le nostre sono un po' vecchie. Da chi l'ha avuta? Un missionario chiamato Malotte, lo conoscevi? Malotte, certo, te lo ricordi, no, Albert? Il missionario volante. Sì, ti ricordi quella volta che il suo aereo si perdette e tutti si misero a pregare per la sua salvezza? Era un bravo missionario. Era un tipo davvero eccezionale. E un ottimo cartografo. Ah, quindi era così. Uno spione maledetto. Non avrei mai creduto che uno con quell'abito... Un bravo... Bravo prete, come Malotte, anche un buon tedesco. La chiamata di Fred Russell per CH7P. 9A UE chiama CH7P. Mi senti, CH7P? Rispondi, CH7P. CH7P, è la sigla di qui. Chi è? È un mio amico, un americano di Grand Rapids. Gioca a scacchi con me. A scacchi? Certo, a scacchi. Perché? Per passare il tempo. Ma fa, lui non ha spesso una così piacevole compagnia qua. La scacchiera è lì, accanto alla radio. Giochiamo 3 sere su 7. Non stasera. Sarà la prima sera che saltiamo in 2 anni. 9A UE chiama CH7P. 9A UE chiama CH7P. Spero che tutto vada bene. Che è successo, Albert? Perché non rispondi? Qui è Russell che chiama. Riprovo tra 15 minuti. Se non risponderai, avvertirò Winnipeg. Se non risponderai, avvertirò Winnipeg. Resto in attesa. Perché vuole avvertire? Potrei aver avuto un incidente. Se ne devono interessare. Perché Winnipeg? È la centrale della compagnia. Che compagnia? La compagnia della Baia di Hudson. IRT. Di un po'. Davvero voi marciate per le vie di Berlino facendo così? Certo. E perché? Io so bene quello che dico. Tu lo sai sempre, vero? Non siamo a bordo ora, tutta la posizione è cambiata. Tu sembri dimenticare il mio stato politico. Sono iscritto al partito dal 30, tu soltanto dal 36. E sei solo un iscritto fra i tanti. Io sono un uomo pratico anche. Non sono un sognatore, un idealista come te. È tutta questione di esperienza. Sono un ingegnere. Io conosco le navi, conosco la radio, conosco gli aerei e conosco la natura umana. Ti dico che ho ragione io, devono giocare a scacchi. È troppo pericoloso lasciare a uno di loro mano libera con la radio. Con la mia pistola puntata. Non fa alcuna differenza. Vuoi che quell'americano chiacchierone faccia un guaio? Lui può avvertire Winnipeg. Loro avranno saputo del nostro sottomarino, possono capire. Ho ragione io, devono giocare a scacchi. Pedone H2, mangia G3. Pedone H2, mangia G3. Muovi tu. Te l'avevo detto di non fare quella mossa. So quello che faccio, sta a vedere. Ma perché devo starti a vedere, dico io? La partita è perduta. E non avevo perso una partita in 2 anni. Tranquillo, non è ancora perduta. Sei pronto? Sono pronto.
Pedone B7 in B5. Senti, perché mia moglie ha dovuto andare al cinema proprio la sera che ce l'ho fatta a metterti sotto? Lei è caduto sull'uomo sbagliato. Non sarò io a guidarla fino alla ferrovia, no? E non ci arriverà mai da solo. Perché? Questo è un paese enorme, ma con pochissime persone. Tutti quanti si conoscono fra loro. Lei non può certo andare a Passo dell'Oca fino al treno senza che la polizia la scopra. Non ci ha visto nessuno. Oh, pasti. Ecco, se qualche cane eschimese ha sentito anche solo il suo odore, il suo padrone sa, dal modo in cui lui ulula, che c'è uno straniero da queste parti. Un eschimese può trovare le sue tracce. Forse l'ha già fatto. È molto probabile che quell'eschimese stia andando alla polizia a cavallo già ora. Può darsi, può darsi. Ma lei ci deve aiutare. Dopotutto è nel suo interesse. Ora che il suo paese si è arreso. Il mio paese si è arreso. Alle 12.30 del 17 giugno del 40, la Francia ha deposto le armi, non la lo sa? La Francia? Ah, io sono canadese. Lei è un franco canadese. Deve sapere che dopo la guerra il Führer intende liberare il suo popolo dalla tirannia inglese. Come? Come? Il Canada francese sarà libero. Lei sarà libero. Mais c'est idiotique, ma foi. Io sono già libero. O meglio, ero del tutto libero prima che voi arrivaste. Lei è libero all'interno di una minoranza oppressa. Non potete parlare la vostra lingua, avere le vostre scuole e chiese, condurre i vostri affari. Troverà tutto scritto qui dal Führer stesso. Forse l'ha già letto. Ah, non ho spazio nel mio sacco per nessun libro. Ma conosco la Bibbia e quella mi basta. Questa è la Bibbia. La tenga. Le spiegherà tutto. L'ha già fatto con me. Lei è meglio che cerchi di andare via dal Canada. Forse questo non le dice come. Ah, decisamente strano. Può darsi che il vostro Führer non sia così furbo come crede. Non lo sa che noi altri franco-canadesi abbiamo già le nostre scuole. E chiese. È il diritto di parlare come vogliamo e di condurre da noi i nostri affari. Forse le avete tutte queste cose, ma io non credo. Lasci che io le rivolga una sola domanda. Avanti. Che mi può dire allora dei polacchi e anche dei francesi? Gli lasciate condurre i loro affari? Questo è diverso. Per l'ordine nuovo in Europa. Ok, ok. Ha già risposto. Pronto, barra Russell. Mia moglie ha portato un giornale. Tutta la prima pagina è piena di notizie su quel sottomarino che è stato affondato lì da voi. Digli che il titolo è Sottomarino nazista affondato nella baia di Azov. Non mi gridare nell'orecchio, dammi il giornale, glielo leggo io. La storia è mia e la racconto io. Ah, non perdere tempo. Albert vorrà sapere i dettagli. Glieli leggo io. Va bene, leggi tu. Pronto, pronto, sei tu Albert? È Maud che parla. Dice che il sottomarino è stato affondato proprio lì da te. Ora ti leggo. Sottomarino nazista affondato nella baia di Azov. Un sottomarino tedesco che si ritiene fosse l'U-37 è stato distrutto nella baia di Hudson, presso Wolstenholme, da aerei della pattuglia costiera canadese. Secondo un rapporto ufficiale, il capo squadriglia ha dichiarato che numerose bombe hanno colpito in pieno il sottomarino prima che potesse immergersi. Egli è tornato sulla zona e non ha notato tracce di superstiti. Ci sono molte altre notizie. Come mai non lo sapete? Perché non ce l'hai? Aiuto! Spara. Venite. Non potete lasciarli in quel modo, razza di bastardi assassini. Fogel, guarda se fuori hanno sentito. Delinquenti, ecco quello che siete, delinquenti. Tutto calmo, Herr Leutnant. Bene, non hanno sentito niente. Johnny. Johnny. Johnny, amico mio. È quasi l'una. Ci sono 3-4 ore prima che faccia giorno. Se qualcuno arriverà prima, non lo faremo andare via. Kranz, Lorman,
Portatelo di là. Come va la radio? Morta. Mi chiedo se quegli americani abbiano capito. Idiota! Beh, così dovrebbe andare. Sì, Erlach, ma se mi permette... Zitto! Sente niente? Zitto, ho detto! Ce l'ho fatta! Svegliatevi, presto! Herr Leutnant! Janer! Che c'è? Vieni, ehi! Winnipeg, la compagnia della Baia! Cosa dicono? Mandano un aereo. Di che tipo? Un aereo di emergenza da Churchill. Viene anche un battello della polizia da Lake Harbor. Dobbiamo andare via subito. A meno che non catturiamo quell'aereo. La compagnia ha mandato un aereo. Chi sa pilotare un aereo? Io posso. Nessun altro? No, Herr Leutnant. No, Herr Leutnant. Credi che non abbia l'esperienza? Quante ore di volo hai? Abbastanza. Bene, lo guiderai tu. Lorman, Fogel. Allora, come ci vestiamo? Non si può andare così. Vuoi lasciare le uniformi? Non fare il pazzo sentimentale. Non crederai di farcela in divisa. Per una volta hai ragione. Sentite, è la nostra sola speranza di fuga. Dobbiamo approfittarne. Ci servono dei vestiti, soldi, cibo, armi e munizioni. Denaro. Non ce n'è. Non mentire, qui vendete roba. Non per denaro, noi scambiamo, barattiamo. Molti cappotti, Herr Leutnant. Tibliat! Tibliat! Che è successo all'agenzia? Che ne è di Albert? Niente è successo all'agenzia. Mio figlio è andato da Uomo Bianco ieri, non tornato ancora. Nessun altro sta da voi? Cacciatore Johnny, sta da un giorno. Auxinai! Auxinai! Andiamo. Sono un ufficiale tedesco. Non fate resistenza. Corri, Les! Corri! Tirate basso. Cessate il fuoco! Kranz, resta di guardia! Hineke, Lorman, caricate le canoe! Janer, Fogel, venite appena pronti! Ehi, tu! Dagli un po' d'acqua, è dietro di me. Sei un cristiano, no? Non lo sono. Cosa dice? Vuole il suo rosario. A che gli serve? Senti. Quando vinceremo la guerra.
terra. Noi vi manderemo qualche missionario. Pronti, Herr Leutnant. Grazie, figliolo. Non riesco a decollare! C'è troppo carico! Gettate qualcosa! Presto! Basta così! Non ce la facciamo! Bisogna scaricare tutto, tutto a tetto! Gettiamo anche i fucili! Stiamo a benzina. Bene. E sei sicuro? Il massimo di velocità sembra solo 140 km. 160. Herr Leutnant, qui c'è la rotta segnata da Malot. Troppo rischiosa. Sembra molto più breve. Sì, ma è quasi tutta sul mare. E certe variazioni magnetiche arrivano a 40 gradi. Seguendo invece quella che è realmente più lunga, possiamo raggiungere la ferrovia verso la costa fino al lago Winnipeg. Ma ci vogliono 15 ore di volo! Hai sentito? Non sono sordo! La benzina ci basterà, sì o no? Sì! Thank you.
È finita la benzina? Non è possibile. Serbatoio di riserva, dovevo metterlo in funzione. Suppongo che quel serbatoio sia pieno. Ah, certo. Quando ci siamo riforniti a Wolfenholm, hai controllato? Hai controllato la riserva o no? Che differenza fa se l'ho controllato oppure no? Ma l'hai fatto o no? Ebbene, no. Ci hai portato al disastro. E non gridare. Cerco di tenere il controllo. Faremo un attiraggio di fattura. E poi il vantaggio ce ne verrà. Siamo a 200 chilometri dal confine. Io non posso pensare a tutto. Non è colpa mia se commetto qualche errore. Comunque sei tu che hai il comando. Perché non guidi tu l'aereo? Vorrei poterlo fare. Precipitiamo, che si fa? Niente, fermo. Ma così? C'è un lago più avanti. Non sono cieco, lo vedo. Non ce la faremo. Non puoi alzarti! Lasciami in pace, hai capito? A ordini, Herr Leutnant. No, si salvi chi può! Saltiamo giù! No, no! Fermo! Adesso tenetevi forte! Voglio fare una prova! Forse è andata! Gettate qualcosa! Cosa? Un cuscino, un cappotto! Non riesco a vedere la superficie! Io non ci vedo! Non vedo dove ammarare! Per l'amor di Dio, cosa devo fare? Aspetta, forza! Forza! Fuori! Vado da sotto! Ci provo! Vogel! Vogel! Eccomi, Herr Leutnant! Herr Leutnant! È morto. Onore a Kineke. È tedesco. Tedesco? La ragazza ha un giornale tedesco. Tedeschi qui? Perché no? Ce n'è mezzo milione in Canada. Fogel, valle a parlare, vedi che puoi sapere. Non fare il furbo, resta vicino alla verità più che puoi.
Salve. Salve. È un bellissimo spaventapasseri. Ma lei è solo una bambina. La facevo più grande vista di spalle. Ho 16 anni. Lei cerca un lavoro? Sì. Come l'ha capito? Non sembra un vagabondo. Il raccolto è cominciato? Solo da poco. Lei non è qui da solo. Ah, quelli sono miei amici. Ragazzi apposta. Sapevo che erano suoi amici. Perché? I lavoratori stagionali vanno sempre in gruppo. Bene. Questi sono i miei amici. E lei è... Anna. Anna. Ha 16 anni. Non è vero, non devo mentire. Avrò 16 anni solo dopodomani. C'è una differenza di 2 giorni. Sì, ma Peter dice che non c'è differenza tra una piccola bugia e una grande bugia. Chi è Peter? Il nostro capo. E così avete un capo? Sì, un magnifico capo. Lo conoscerete. Non venite giù alla fattoria? Non ce ne sono altre per 8 miglia. Le ho detto che cerchiamo lavoro. Saremmo molto lieti, ma siamo in 4. Non ci pensi. Quando 111 persone vengono a pranzo, 4 di più non fanno grande differenza. Ha detto 111 persone? 39 fratelli, 47 sorelle e 25 bambini. Oh, ma cosa siete? Mormoni? Mormoni? No, uteriani. Non volevo dire che siamo tutta una famiglia. Siamo solo fratelli e sorelle in Dio. Anna, altro pane per i nostri ospiti. Scusateci per il pane. Anch'io faccio il fornaio. E dico che sarebbe meglio prenderne un altro. Ce n'era uno bravo, ma è andato via. Paga più alta? Paga? No, nessuno è pagato qui. Nessuno è pagato? Per qualunque cosa? No. E allora perché lavorate? Per mantenervi? No, per tutti quanti. Ah. E tutta questa gente lavora gratis? Certo. Che tipo di lavori? Quelli in cui riescono meglio. Ah, che vuol dire? Che non fanno quello che vogliono, che i lavori li assegna il capo della comunità? Sì, è quello là, dietro di noi. Dove? Chi è il capo? È là, è il terzo da destra. Ah, e lui dice ad ognuno quale lavoro deve fare? Beh, ognuno dice a lui che cosa vuole fare. E... Ma così che capo è? Che vuoi dire? Beh... Allora ognuno lavora a quello che preferisce. Se lo sa fare. Se qualcuno sa fare le scarpe, fa le scarpe. Se vuole fare il fabbro, va a imparare da un buon fabbro. E se vuol predicare, beh, lui predica. Ma no, qual è la tua specialità? Faccio il fornaio. Quando vendete roba a Winnipeg, che ne fate dei soldi? Ci compriamo trattori, costruiamo case, fondiamo colonie. Da poco ne abbiamo fondata una a Small Springs. E se qualcuno vi lascia e poi vuol tornare, non lo punite? Punire? Sì, non lo mandate in un campo o qualcosa di simile. Un campo? Perché un campo? No, ce lo riprendiamo perché la nostra religione dice di farlo. La religione italiana? La religione cristiana. È una vostra regola cantare così? Non abbiamo regole, cantiamo perché ci piace. Fa bene alla digestione. Buonanotte, il capo penserà a voi. Grazie. Com'è il saluto? Che cosa? Non c'è un saluto per il capo. Buonasera, amici. Buonasera. A nome dei miei amici e mio, la ringrazio della cortesia di darci cibo e riparo. Benvenuti. Ho saputo che venite dal nord, dai boschi. Sì, insomma, da nord rispetto a dove siamo. Sì. In cammino da poco? Qualche giorno. Siete tedeschi? Ho chiesto se siete tedeschi. Sì. Ve ne vergognate? Certo che no.
Vi mostrerò dove dormire. Grazie. Molti di noi sono tedeschi. Potrete trovare qualcuno della stessa regione da cui venite. Anna, credevo che avessi detto loro tutto di noi. Abbiamo parlato molto del suo compleanno. Beh, è un avvenimento per noi compiere i 16 anni. Vuol dire che si è cresciuti finalmente. Entrate, prego. Questa casa apparteneva a Ugo Wallner, un nostro fratello che è andato nella nuova colonia. A Small Springs? Sì. Vedete, siamo come le api. Se diventiamo troppi, vi è uno sciame. Quindi la casa è vuota e potete usarla. Buonanotte. Dormite bene. Buonanotte. 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 Lei è una ragazza che lavora tanto. Questo è niente. Faccio 14 letti ogni sera. È una bella faticata. Vedete, molti uomini non hanno più la madre, non sono ancora sposati. Quindi bisogna che qualcuno li faccia i loro letti. Molto bello. Due di voi possono dormire qui. Altri due letti sono nell'altra stanza. Lei dove dorme? In casa di Peter. In casa di Peter? Ma non faccio il letto per lui. Povero Peter. Perché no? Perché è sua madre che lo accudisce. Lei non ha la madre? No. È annegata. Annegata? Sì, in mare. Quando lasciamo la Germania, andammo in Inghilterra. Perché dovevamo aspettare di avere il permesso di entrare in Canada. Il permesso ci arrivò quando la guerra era già stata dichiarata. Suo padre era con voi. Aspetta un po'. Voglio sapere prima di sua madre. La nave fu affondata. Silurate? Credo di sì. Non è certa. Ma ci fu una grande esplosione. Smettetela voi due. Basta con le domande. Tante grazie, Anna. Oh, lasci stare. Vada pure ora. L'accompagno a casa. Va bene. L'accompagni tu. Buonanotte, Anna. Buonanotte. Coraggio. E non fate niente senza ordini. La disciplina è più importante che mai. Finora la fortuna ci ha aiutato. È stato un gran colpo capitare qui. Lei crede che ci saranno amici? Amici? Sì. Ma avete visto come il capo indagava? Siete tedeschi? Vi vergognate di esserlo? Questo in un paese che è in guerra con noi. Ci può essere una sola risposta. I nostri agenti qui hanno lavorato bene. Sì, la religione può essere solo una copertura. Scommetto che cantano i nostri inni meglio dei loro. Lo vedremo domani. Heil Hitler! Heil Hitler! Chiudi la porta. Chissà, Fogel. Forse un giorno la storia delle nostre avventure sarà scritta in un libro, che diventerà una lettura obbligatoria nelle scuole della gioventù hitleriana. Con le navi affondate piene di donne e bambini, le scialuppe bombardate. Non siamo proprio bravi in questo. È quello che abbiamo fatto agli eschimesi in quella base. E la gente inerme colpita alle spalle. Tu dimentichi che siamo in guerra? Non potremmo vincere senza i metodi della guerra totale. Uomini, donne e bambini sono nemici e così vanno trattati. Hai mai letto cosa ha detto Bismarck? Lasciate loro solo gli occhi per piangere. Lasciate loro solo gli occhi per piangere. L'ha detto davvero? Sono le sue parole esatte nella guerra del 70. Dovresti studiare Bismarck. È stato un grande tedesco. Un grande tedesco. Sai, Fogel, tu mi preoccupi. Sei un bravo ragazzo, ma non ti controlli. Tu cedi all'emozione e questo ti può procurare guai. Perché non prendi esempio da Kranz? È un bel soldato. Diventeresti un buon nazista anche tu, volendo. Mi ascolti, Fogel? Sì, Herr Leutnant. E allora pensaci. Sì, Herr Leutnant. Bene, ora spegni la luce. Sì, Herr Leutnant.
Fogel. Herr Leutnant? Avete visto Fogel? No, Herr Leutnant. Vestitevi subito. Buongiorno. Ti sta cercando. Va bene. Beh, non ci vai? Non posso finché non avrò finito l'impasto. Ma che gli devo dire? Che verrò tra qualche minuto. Dov'è questo nuovo fornaio di cui mi hanno tanto parlato? Questo sì che è un autentico pane. Dovrai insegnare a David il segreto. Mai visto un pane così ben riuscito come questo. Ci riuscirei anche tu, io ci ho messo 7 anni. Ma perché hai voluto smettere? Io non ho voluto smettere, ho dovuto. Purtroppo tutti quanti. Peter, vieni un po' a vedere questo pane. Buongiorno, amici. Il vostro Fogel è il miglior fornaio che ci sia stato qui da 15 anni. Non riesco a capire perché il suo principale l'abbia lasciato andare via. Deve essere un pazzo. E se non lo era prima, lo sarà diventato ora. Congratulazioni, Fogel. È stata una buona idea. Che notizie da Winnipeg? Il mercato era buono per le oche. La gente preferisce le nostre. Questo non mi rallegra, Andreas. No? Da più di 300 anni i nostri fratelli hanno dovuto peregrinare da un posto all'altro, da nazione a nazione, a causa della gelosia degli altri. Questa è una buona terra, Andreas. Ho visto Frau Habermann. Sì? La sua causa era per oggi, no? Suo marito e suo figlio maggiore sono stati internati. Lei è libera. Peccato. È proprio alla mia titura. Non era un giorno buono per la causa. I giornali sono pieni di storie su quei tedeschi sbarcati da un sottomarino nel nord. Pare che abbiano agito da bestie feroci, uccidendo e rubando. E ora Frau Habermann che farà? Ne abbiamo parlato. Le serve aiuto in campagna. Non sarà facile. Dovremmo discuterne. Dì agli altri che si farà una riunione stasera. L'aria è pesante. Temo che scoppierà una tempesta stanotte. Scusate il ritardo. Barberina, è cascato un fulmine. È cascato qui vicino, spaventando il bestiame e le galline. Va con lei, Philip. Salute a te, Anna. Andreas, uno dei nostri ospiti sta parlando. Come? Oh, bene. Stiamo discutendo degli Habermann. Come stavo per dire, avete una chiara scelta da fare. Dove c'è una questione di sangue, dove si è governati dai più profondi istinti della razza, qualsiasi altra considerazione si fa secondaria. Uomini come voi, tedeschi o di origine tedesca, devono levarsi consapevoli della potenza e la forza della nostra gente. Consapevoli del sacro dovere che ci lega insieme e con la convinzione che chi non dimentica il suo popolo non sarà dimenticato dal suo popolo.
C'è un vento nuovo che soffia dall'est. Una gran tempesta che attraversa il mare. Un uragano che spazzerà via tutti i vecchi, superati modi di vivere e segnerà il principio di un ordine nuovo, non solo per l'Europa, ma per tutto il mondo. Che stiano bene attenti quanti hanno la temerarietà di opporvisi. Essi cadranno dinanzi alla sua irresistibile spinta e saranno eliminati inesorabilmente. Ma per quanti accetteranno il nuovo ordine, per quanti forse già appartengono ad esso... Oh, ma perché devo usare ancora queste perifrasi? Dico per voi tutti qui dentro. Sì, voi, fratelli! E vi chiamo fratelli e con orgoglio vi riconosco tali. Voi che siete la nostra roccaforte qui in Canada, per voi saranno schiuse la felicità e la prosperità che spetteranno a tutti noi. Quando la tempesta sarà finita, il sole splenderà, quel potente sole che darà a tutti noi quello che vogliamo dalla vita. Ma di quale sole stai parlando, amico? Io parlo del più grande ideale della storia. La superiorità della razza nordica, il popolo tedesco. Io parlo di quell'uomo il cui nome, ne sono certo, vive in ogni cuore. Il cui nome affiora su tutte le labbra. Sia che lo si possa gridare al mondo, o che lo si debba sussurrare in segreto. Tedeschi! Fratelli! Vi chiedo di unirvi tutti a me nel rendere omaggio al nostro glorioso Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Io non vi chiedo né da dove veniate né che cosa vi abbia condotto qui. Benché non abbiate lasciato alcun dubbio circa le vostre idee. Qualcuno deve avervi dato, di certo in piena malafede, un'impressione interamente falsa di noi. Noi siamo solo uno dei tanti insediamenti stranieri in Canada. Ce ne sono a migliaia in questa parte del mondo. E sono stati formati alcuni di recente, altri, circa 80 anni fa, da gente che ha lasciato il suo paese in Europa a causa della carestia, a causa della miseria, a causa di persecuzioni politiche o razziali, e altri, come noi stessi, a causa della loro fede. Alcuni sono venuti a cercare solo nuove terre, nuovi confini, un nuovo mondo. Ma tutti hanno trovato qui, in Canada, la sicurezza, la pace, la tolleranza e la comprensione che in Europa è vanto del vostro Führer di avere soppresso ovunque. Voi ci chiamate tedeschi. Voi ci chiamate fratelli. Sì, molti di noi sono tedeschi. I nostri nomi sono tedeschi, la lingua è tedesca, i nostri vecchi libri sono scritti in caratteri gotici. Ma noi non siamo vostri fratelli. La nostra Germania è morta. Per quanto duro questo possa essere per i vecchi, è una benedizione per i più giovani. I nostri figli crescono qui in nuovi ambienti, in nuovi orizzonti e crescono liberi. Liberi nello sviluppo della personalità. Liberi di correre e di ridere, senza essere costretti dentro uniformi, senza essere forzati a marciare su e giù per le strade, cantando canzoni di guerra. Tu parli di instaurare un nuovo ordine in Europa. Un nuovo ordine. Dove non ci sarà più un solo angolo, un solo buco, piccolo anche per un topo, in cui un uomo civile possa respirare in libertà. Tu credi che noi vi odiamo, ma non è vero. È contro la nostra fede odiare. Noi odiamo solo la potenza del male che spargete in tutto il mondo. Voi e il vostro hitlerismo. Siete come i microbi di una lurida malattia, pieni del desiderio di moltiplicarsi all'infinito, fino a riuscire a distruggere qualsiasi cosa sana del mondo.
No. Noi non siamo vostri fratelli. Cosa vuoi? Sono venuta a dirvi che potete farvi i letti da soli. Io non voglio lavorare per voi. Va bene, Anna. Va via ora. Voi siete nazisti, è vero? Non è vero. A noi non è permesso odiare nessuno. Però io vi odio. Io penso che siate evasi da un campo di internamento. Avvertirò la polizia che siete qui. Voi avete ucciso mio padre solo perché aveva detto che il vostro Führer era l'anticristo. Avete fatto morire mia madre. Io vi odio. Io vi odio! Vuoi andare ad avvertire la polizia, vero? Le ragazzine bisognerebbe vederle, non sentirle. Ora basta! Che ti prende adesso? Ho detto basta! Vogel! Andiamo, Anna. Ti porto a casa. Herr Leutnant, non possono andar via. Voglio vedere che farai per impedirmelo. Vogel! Sì, Herr Leutnant. Ti dimentichi chi sei? No, Herr Leutnant. Lasciala andare e chiudi la porta. Io l'accompagno a casa, invece. Sei tu, Anna? Sì, Peter. Ho accompagnato Anna a casa. Sta bene. Noi ce ne andremo. Tra pochi minuti, forse. Volevo solo dire che siete stati gentili e che mi piace qui. A voi piace il mio pane e a me piace come vivete. Stare con voi mi ha fatto sentire come una volta, a casa. Avevo quasi dimenticato cosa fosse. Fare il pane, fare il mio vero lavoro. È stata così la vita in tanti anni, prima che tutto cambiasse. Ma quegli anni sembrano non avere più senso adesso. Beh, è meglio che me ne vada. Ti prego, aspetta. Stanno ancora parlando. Sta buona, Anna. Dormi adesso. Come può un uomo come te, Vogel? Voglio dire, un essere semplice e buono. Come può sentirsi unito a una simile genia di criminali? Che potevo fare? Da ragazzo mi piaceva giocare ai soldati. Più tardi, da grande, non potevo lavorare senza appartenere a loro. E andando avanti si ha paura di perdere quello che si ha. Ma ci sono migliaia di uomini come te, Vogel. Uomini a cui non piace come vanno le cose. Suppongo di sì. Ma forse non si rendono conto di essere in tanti. Io non lo so. È come se un cieco dicesse che lui non sa che il sole esiste. Penso che sia così. Perché non resti con noi, Vogel? Sul serio? Certo che dico sul serio. Anche se sapete chi sono e da dove sono venuto. Non mi importa sapere chi sei e da dove vieni. Io ti conosco. Grazie, Peter. Vorrà dire l'internamento. Che significa? Tornerò dopo la guerra. Qui è casa tua. Sommergibilista scelto Vogel. Ti dichiaro in arresto.
Sei accusato di diserzione e tradimento verso il Terzo Reich. In mancanza di un tribunale regolare come tuo ufficiale superiore, assumo l'autorità di giudicarti e ti condanno a morte. Hai qualcosa da dire? La sentenza sarà eseguita all'istante, nel nome del Führer. La polizia a cavallo del Canada hanno condotto al ritrovamento dei resti di un idrovolante militare identico a quello che i nazisti avevano rubato a Wolstenholme. Dammi il binocolo. Perché? Mangiare. Per guardare? Dammelo. Ma è suo. Avanti, avanti. Appartiene al Terzo Reich. Non ci farebbe morire di fame. O no? Complimenti, Lorman. Un binocolo da campagna, mai visto di meglio. E ci vedremo ancora di più attraverso queste. Quanto ti hanno dato? $7. Ci sono novità. Avete letto il bollettino di oggi? Controllano i confini. Ma non sanno che siamo solo in tre. Ci credono ancora in cinque. Non sono stupidi. Lo scopriranno molto presto. E non importa se siamo tre o cinque o dieci. Dobbiamo cambiare i nostri piani. Andremo a Vancouver. Vancouver? Una nave giapponese lascerà Vancouver tra un mese. È lontana Vancouver? Circa 2000 chilometri. È impossibile arrivarci. Il Führer non conosce la parola impossibile. Non bisogna dirla. Bisogna solo considerare come arrivarci. Buon appetito. Arrivare a casa. Non importa in che modo, ma ci arriveremo. Lui procede così. Ha detto che il nostro destino è governare l'Europa. Non importa come ci arriverà, ma ci arriverà. Mi hanno dato questa. I canadesi regalano tutto. La via ovest è in pianura. Seguiremo il fiume Assiniboine per 40 miglia. Partiamo subito, Herr Leutnant. No. Stanotte dormiremo alla stazione. Domani usciremo di città con un autobus e poi a piedi. Mi hanno detto di arrivare a Vancouver in volo per risparmiare tempo. E lei cosa ha risposto? Che c'era molto tempo. E 2000 chilometri sono molti chilometri. Thank you.
Quei monti sono le tre sorelle. Ah. Ora siamo nel parco, il parco nazionale di Banff, ed è il giorno degli indiani. Ci sarà una gran folla, ci saranno migliaia di indiani. Perché non si ferma? Ho un appuntamento a Vancouver. Detto che quei tre erano qui? A me sembra di sì. Me li puoi descrivere? Vediamo un po', ce n'è solo uno che mi è rimasto impresso bene. Avanti! Signore e signori, un bel applauso. Grazie. Un momento! Norman, ho bisogno del tuo microfono per parlare alla folla. Attenzione, prego. La polizia a cavallo ha motivo di sospettare che tra la folla ci siano tre nemici del nostro paese. Essi non sono normali stranieri evasi da un nostro campo di internamento. Essi sono i superstiti di un sottomarino tedesco, il famigerato U-37, affondato nella baia di Hudson dai nostri aerei. Questi uomini sono ora presenti qui. Possono trovarsi proprio accanto a voi. Ciascuno di voi guardi quindi bene il suo vicino. Ecco le descrizioni dei tre uomini. Uno, che pare essere il capo, è un uomo robusto di media statura. Ha allineamenti molto marcati, un tono autoritario, è ben rasato, capelli castani. Ha un vestito blu e scarpe scure. E un rigido portamento militare. Non c'è una descrizione precisa del secondo. È magro, lineamenti regolari. Porta un abito di colore chiaro e un cappello abbassato sugli occhi. Può anche avere un sacco a spalla. Il terzo uomo è bruno e basso, è senza cappello. Ha una giacca di tweed e cravatta a farfalla. Porta un pacco avvolto in un'incerata e legato con un grosso spago. È stato descritto come un tipo nervoso. Devo chiedere a tutti voi di restare esattamente dove siete, di non muovervi e di non parlare. Tutti voi, come cittadini, potete aiutare a portare questi uomini dinanzi alla giustizia. Ognuno di voi guardi attentamente il vicino. Ricordatevi che questi tre uomini hanno tutte le ragioni per avere molta paura. Essi sono stati responsabili finora della morte di 11 persone indifese. Prima o poi i loro nervi dovranno cedere. Guardate attentamente il vostro vicino. Caporale, è uno di quelli! Prendetelo! Non lasciate scappare!
Lieutenant. Un sentiero. Beh, seguiamolo. Sì, è una via difficile da seguire così vestiti. Venite a piedi dal belvedere, immagino. Sì. Avete progetti? Progetti? Beh, tra un'ora sarà buio e la luna sorge alle 11. Molti grizzly su quel sentiero. Grizzly? Orsi grigi. Brutte bestie. Antipatici. E anche voi a loro. Ah, capisco. Ah, la cena, proprio in tempo. George sarà contento. Mangiare pronto! Un po' stretta, vero? Il segreto è di restare immobili. Siete in vacanza? Sì, in vacanza. Come trovate il belvedere? Ci facevano un'ottima ragosta a Thermidor con il bordo rosso. Hanno ancora le ragoste, ma non più il bordo rosso. Una vera seccatura, no? Eh? La guerra, dico. Comunque, quassù in montagna la guerra è così lontana da non poterla prendere sul serio. Certo, uno sa che metà del mondo cerca di cancellare l'altra metà. Ma quassù, tra le nevi, le foreste e le rocce, uno la vede in prospettiva. Così che sembra quasi una cosa senza importanza. Ha scelto un magnifico posto per le vacanze. Sì, è davvero splendido. Ma io sono qui per lavorare. Ha un libro. Ah, è un romanziere. Beh, romanziere. Scrivo libri. La mia specialità sono gli indiani. Questo è stato un loro terreno di caccia per secoli. Allora sarà stato a Banff oggi. Al giorno degli indiani? Oh, no, è roba da turisti. Oh, le chiedo scusa. Bentornato! Bene, signori. Benvenuti alla mia umile tenda. Prego. Stavolta ne porto due, George. Migliore. E di a Bob che restano a pranzo. Bene. Deve essere piacevole fare vita primitiva qui. Sì, mi diverte fare il selvaggio ogni tanto. Spero che non vi dispiaccia stare alla buona. Ecco, prenda una sigaretta. Ah, vedo che lei guarda il mio Picasso. Bello, no? Guardi. Che ne pensa di Matisse? Li ho comprati circa un anno fa e non riesco a separarmene. Che ve ne pare? Eccellenti. Non mi pare che vi interessiate molto alla pittura. Beh, il mio motto è: le guerre vanno e vengono, ma l'arte dura in eterno. Ah, le piace leggere, vero? Ha visto l'ultimo Hemingway? Ecco, le mostro uno dei miei preferiti. Thomas Mann, La montagna incantata. È l'edizione tedesca. Davvero affascinante. Sein alter der Schwer zu schätzen gewesen. A proposito, lei parla tedesco? Ha letto questo libro? Thomas Mann è un vero grande scrittore. Ah, mi dispiace. Certo vorrete fare un bagno dopo quella scalata, ma non posso offrirvi che una doccia. Venite, vi mostro dov'è. Molte grazie, signor Scott. Philip Armstrong Scott. Venite. Philip Armstrong Scott. Ah, acqua calda.
sento ancora più fiducioso. Non mi preoccupa quanto cammino c'è. Che possono farci questi smidollati? Il suo paese è in guerra e guardalo. Ti dico che sono marci alla radice. Non hanno fegato. Sono molli e depravati in tutto. No. Voglio la fretta. No. George, il fuoco fa fumo. Sposta verso nord. Ecco, così va bene. Sì, ho scoperto alcune cose divertenti durante le mie ricerche. Gli usi della tribù dei Piedineri, ad esempio, somigliano molto a quelli di certe tribù europee. Le vorrei leggere qualche appunto al riguardo. Dove li ho messi? Fin dalla più tenera età, i ragazzi venivano istruiti nelle arti della guerra, l'unica attività degna di un uomo per loro. Ma essi preferivano attaccare di notte piuttosto che di giorno e, se possibile, colpire il nemico alle spalle. I loro vicini vivevano in un continuo stato di paura. Essi erano usi terrorizzare i loro avversari, coprendosi il viso di orrende pitture e battendo forte sui loro tamburi di guerra. Beh, tutto ciò non vi suona familiare? Familiare? Non arrivo a capirla. Ma che cosa fa ora Goebbels? Molto simile. Vede, che dicevo. E ascolti questo. Questo è magnifico. Venga qui, si siede. Ecco. Quando un capo tribù desiderava impressionare a fondo i suoi uomini, egli usava la più terribile arma di tutti gli oratori, la ripetizione. Una costante ed indicibilmente ossessiva ripetizione. Il vecchio Hitler in persona. Che cos'è? Credo che per lui faccia troppo caldo qui. Oh, mi dispiace tanto. L'aria era un po' viziata, vero? Sì, un po'. Una bella notte, no? La luna è appena sorta. Non siamo i soli svegli. Gli uomini. Quando vanno a dormire? Molto presto, di regola. Gli piace divertirsi un po'. Oh, ma sarete stanchi, immagino. Beve un goccio prima di ritirarsi? Sì, grazie. Bene. Ah, le interessano? Vuole? Bene. Sogni felici. Buonanotte. Non le pare che sia un po' fresco? Siamo a 6.000 piedi di altezza qui. Così crede di essere sfuggito alla guerra? Non è una frase molto simpatica. Ha fatto di tutto per sfuggirla. Vuol dire che... Io non so se lo sono. Non credo di essere un vigliacco. Non mi sono mai trovato in grandi pericoli. Non so come mi comporterei. Io me lo immagino, invece. Come dici? Ho detto che immagino come si comporterebbe. Lei è davvero straordinario, senza dubbio e sincero. E così disprezza il mio modo di vivere, eh? Beh, ho avuto qualche rivelazione stasera. Forse mi farà bene, forse ero troppo ottimista. Supponevo che lei pensasse: ecco un tipo simpatico e gentile. Mi invita a cena anche se non mi conosce. È piacevole, con una conversazione interessante. E invece di questo lei pensa che io sia... Su, avanti, che cosa crede che io sia? Potrebbe essere illuminante. Se fosse un vero uomo mi avrebbe dato uno schiaffo quando ho detto che è un vile. Invece lei ne sta discutendo. Perché non dovrei?
Io posso scrivere sui costumi dei pelirossi di 200 anni fa, ma non devo comportarmi come loro. Dopotutto abbiamo il dono della ragione e quello della parola. Perché non usarli invece di colpirci? Avanti, prenda una sigaretta. Io non credo che lei sia un vigliacco. Credo che non sia neanche un uomo. Lei deve aver bevuto troppo. Sarà bene che vada a letto. Questa pistola è carica? Certo che è carica. Allora alzi le mani. Che vuol dire? È molto chiaro. Le alzi. Bene, bene, bene. Questa è una nuova esperienza. E così ho invitato due gangster. Beh, e che volete, denaro o che altro? Lei non crede che noi la uccideremmo? È una cosa che non potrebbe succedere a Philip Armstrong Scott. Ogni cosa sgradevole deve stare lontano il più possibile. Lontano come la guerra, 5.000 miglia e più. Supponga che io le dica che la guerra invece è qui, in questa tenda. Lei non sa del sottomarino affondato nella baia di Hudson e dei sei tedeschi superstiti? Così è questo che siete. Nazisti. Bene, questo spiega tutto. La vostra arroganza, la vostra stupidità, la vostra maleducazione. Vada laggiù tra i suoi libri. Oh mio Dio, dovete anche legarmi? Mi scusi, signor Scott. Noi usiamo ancora i metodi delle tribù selvagge. Sono efficaci. È una grande fortuna averti incontrato. Tu ci hai rincuorati. Siamo rimasti in due. Dei sei coraggiosi che eravamo. Ma ce ne sono milioni in Germania. Se qui ce ne sono molti come te, non avete speranza di vincere la guerra. Prendi i due vestiti. Non vi andranno bene. Non c'è molto lì dentro, mi spiace. $35. Mi fa la ricevuta? C'è un solo vestito. Per lei prendo il cappotto. Interessante. Finora non ho avuto paura. Non ho segni di tremito. Il polso è del tutto regolare. Solo la bocca è un po' asciutta. Herr Leutnant, fucili. Ora lei si sente felice, vero? Attento! Le guerre vanno e vengono, ma l'arte dura in eterno, eh? Fermo! Thomas Mann. Sì, l'ho letto questo libro. Abbiamo già cacciato quel porco dalla Germania. C'è qualcos'altro? I costumi tribali degli indiani. Si ritenga fortunato che non bruciamo anche lei. Beh, non avrei mai creduto che due uomini adulti potessero comportarsi come degli scolaretti dispettosi. Ho detto una cosa che la disturba? Credo che ogni cosa ragionevole la disturbi. Apri la bocca. Una domanda prima. Quando Hitler fa un discorso, che vi passa esattamente per la... Si agitano ancora. Forse hanno fruttato qualcosa. Ho sentito. Ehi, vanno di là. Ha lasciato qui una sella. Accidenti, ce n'è un'altra. Il padrone sarà impazzito. Hai svegliato tutto il campo. È stata una sua idea. Non si dovevano prendere i cavalli. Non si doveva bruciare niente. Risparmi il fiato. Ehi, Bob! Sono andati giù verso il lago. Here.
Non da quella parte. A chi stai parlando? Lei non è più il mio superiore. Obbedisci agli ordini, segui. A che ordini? Vieni, George. Art! Art! Dove sei? Qui, signor Scott! Venite al sentiero! Vicino alla cascata! Presto! Bene, capo! Vengo! Forza! Venite tutti! Di qua! Corri, George! Bob! Il signor Scott ci sta chiamando! Ok! Che è successo, capo? Mi hanno aggredito, quei due. Maledetti. Ehi, ci sono delle impronte. Bravo, George, segui. Noel, sono qui. Vengo da voi. Allargagli la strada. Rippy, a destra. No, no, a sinistra. L'abbiamo perduto. Maledizione. No. L'ho trovato il vecchio segugio. Vieni. Dov'è George? Nella grotta. Che stiamo aspettando? Andiamo a prendere. Quale dei due sarà a capo? Non lo so. Lo hai visto, George? Tutto bene, signor Scott. Avevo dimenticato di dirvi che ha preso anche la mia Colt. Vede questo buco? Gli costerà $7 prima che io lo consegni alla polizia. Ormai gli restano soltanto 4 colpi. Ora vado avanti io. Bene, capo, ma non vorrei che... Sarà meglio che venga con lei, signor Scott. I giornali dicono che sono assassini. Sì, i giornali canadesi. I giornali nazisti li chiamano eroi. 2 valorosi nazisti contro ben 11 milioni di canadesi. Ehi, signor Scott! Signor Scott! Fermatelo! 1. Due. Tre. Ora non ne ha più. Sei tu. Speravo che fosse quell'altro. Questo per Thomas Mann. Questo per Matisse. Questo per Picasso. E questo per me. Potete portarlo fuori adesso. Come va, capo? Beh, non puoi sperare di catturare un nazista armato senza prendere qualche colpo. Non credi? Mi faccia dare un'occhiata. Il capo l'ha sistemato a dovere. Comunque non può lamentarsi. Lui, super guerriero armato, contro un solo disarmato decadente democratico. Come riuscirebbe a spiegarlo il dottor Goebbels? Leutnant Hirt, dovunque voi siate ora nel continente nordamericano, io vi saluto come il paladino del Terzo Reich e il campione dell'onore del grande popolo tedesco. Per espresso ordine del Führer in persona, vi è stata oggi conferita la croce di ferro di prima classe. Heil Hitler! Flash, Lethbridge, Alberta. La polizia a cavallo è sulle tracce del nazista in fuga.
All'aeroporto di Lethbridge, Canyon Fields, è stato accertato che un uomo somigliante al ricercato, il tenente Hirt, ha volato ieri sulla rotta 22 da Edmonton a Calgary. I cuori di tutti i simpatizzanti con la causa tedesca sono con il tenente Hirt, un uomo contro 11 milioni. E si sanno che anche così si può prevalere, quando quell'uomo rappresenta la potenza del Terzo Reich e gli 11 milioni una democrazia vicina alla fine. 48 ore sono ormai trascorse e ancora il tenente Hirt, l'unico nazista superstite dell'U-37, non è stato catturato. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull'Ontario del Sud. La domanda del giorno è: dove si trova Hirt? Meglio che resti qui. L'avvertirò quando saremo alle cascate del Niagara. Molto obbligato. Ehi, come si chiama? Non ha importanza. Io non conosco lei e lei non conosce me. Salute. Anche lei viaggia gratis? Sì. Non deve avere paura di me, non farò la spia. Non ho paura. Si è trovato un vagone personale. Una sigaretta? Si segga. Grazie. Viene da Toronto? Sì. Vive lì, forse? No. Un bel posto, Toronto. Non ne ho visto molto. Lei viene dall'ovest? Ci sono stato. Vancouver? Sì. Deve essere una città molto bella, Vancouver. Non sono stato a lungo neanche lì. Non sta a lungo in nessun posto? Un fannullone che viaggia. Piaceva anche a me. È una vita divertente. Quando ero ragazzo avevo la grande idea di vedere tutto il Canada. Ma le cose non sono andate come speravo. Ho risparmiato un po' di soldi e che ho fatto? Li ho forse messi in tasca e ho preso la via maestra, unico padrone di me stesso, con tutto il Canada davanti a me? Neanche per sogno. Ho comprato un pezzo di terra vicino a Bindisway e da allora quello è stato tutto il Canada che ho visto. Beva un sorso di vino di Ontarian. Lo faccio io stesso, dalle vigne della mia fattoria. Tipo Sherry. Grazie. Calcia come un mulo. Dove ero rimasto? Ah, sì. A volte pensavo di prendere una vacanza, ma sono mai riuscito a prendermela. Neanche un giorno. Mi sono preso una moglie. Dica, ha visto qualche MP quando è salito? MP? Military Police. Nei guai con la polizia? No, non esattamente nei guai. È che non la voglio incontrare, tutto qui. Lei è un soldato? Vabbè, è una questione d'opinione. Mi sono arruolato per farlo. Il governo aveva detto: servono uomini per combattere i nazisti. Arruolatevi. E io mi sono arruolato. Pareva che avessero fretta. Questo è successo 387 giorni fa. 4 divisioni sono state formate per andare oltreoceano. E il numero B987642 che cosa fa? Fa la guardia a un lurido canale. Chi se lo vorrà rubare, poi? Beh, è tempo che mi infili nell'uniforme da battaglia. Crede che il suo governo la tratti male? Beh, che c'entra? Io non mi sono arruolato per fare il piantone. Mi sono arruolato per tirare il collo ai nazisti. E le mie mani sono ancora tanto lontane dai loro colli quanto lo erano al principio.
Non si mangia tanto bene. Porcaccia miseria! Carne, carne 3 volte al giorno. Non ho mangiato una barbabietola da quando faccio il militare. A me piacciono le barbabietole. Perché ha paura della polizia? Chi ha paura della polizia? Ho superato di 6 giorni il mio permesso. È grave in tempo di guerra. È una faccenda tra me e il comando. È un disertore. Disertore, un accidente a chi lo pensa e chi lo dice. Sono un indipendente. Le ripeto che è un disertore perché l'ha fatto per polemica verso i suoi superiori. Dove ha preso questi termini da sergente maggiore? Lei ha un bel vestito. Certo che ho un bel vestito. L'ho pagato $25 2 anni fa. E poi è arrivato quel porco di Hitler. È un ottimo vestito. È un vestito elegante. Però oggi molti giovani ne portano di uguali. Già. Uno. Figlio di puttana. Alzati. Sulle mani. Va giù in fondo. Se vuoi restare vivo, non muoverti. Sono pronto a uccidere te e chiunque altro. Questo lo vedo. 14 fusti di carburo. Non muoverti. 14 fusti. Vecchissimo. 9 bidoni di insetticida. Ok, qui corrisponde tutto. Allora chiudi pure. Che cosa hai fatto? Adesso sono un vero disertore. Che vuoi dire? Che ci portano fuori dal paese. Fuori dal paese? Negli Stati Uniti. Stiamo attraversando il confine. In America. Hai Hitler. Sporco nazista. Sì, sono un nazista. Hai Hitler. Uno di quelli del sottomarino. C'è entrato, amico. E tra poco passerò il confine. Eravamo in 6. Ora li rappresento tutti. Il maresciallo Goering ha detto: non importa se ci resta un solo aereo e un solo uomo, purché la vittoria sia nostra. Lo senti? Abbiamo battuto quelle sporche democrazie e quei debosciati. Ti dico che abbiamo dentro qualcosa, qualcosa che supera i vostri deboli cervelli di democratici. Che ne sai di quei mistici legami di sangue che uniscono me ad ogni ariano tedesco? Quando sarò su terra americana non sarò solo. Adolf Hitler e tutti i grandi tedeschi saranno con me. Non siamo in guerra col popolo canadese, ma col vostro sporco governo e col sistema democratico. A te non piace come non piace a me. Non ti piace il lavoro, non ti piace il cibo, l'hai detto prima. Razza di grande pidocchio ingrassato. Io posso brontolare sul cibo e sul comando e su qualsiasi altra cosa che mi vada storta. Ma non puoi certo farlo tu con la tua grande Gestapo e con le tue belle SS e con le tue ariane porcherie. Al diavolo. A che serve parlare con te? Non puoi neanche cominciare a capire la democrazia. Noi soli abbiamo il diritto di criticare quello che diavolo ci pare e di farlo anche ad alta voce, se lo vogliamo. E quando le cose vanno male, ingoiamo il rospo. Oppure lo sputiamo anche. Momento, apri la porta. Grazie. Cominciamo. Tu controlli e io segno. Che ne dici di controllare tu e di segnare io per cambiare?
Ok, alza un po' di scatole, ti farà bene alla salute. Sì, certo, certo. Ehi! Chi è? Lady Godiva? Voi chi siete? Mi chiamo... Soldato Andrew Brock, corpo di spedizione canadese. È credibile, lei? Siamo in territorio americano? Sì. Sono Ernest Hirt, cittadino tedesco, e chiedo di essere condotto al consolato tedesco. Non lo fate, mandatelo indietro. È un nazista in fuga. Ma aggredito, questa è la mia divisa. E la pistola è carica? Ma no. Per la legge americana mi dovete portare dal mio console. Ma ha ragione. Io temo di sì. È uno di quelli usciti da sottomarino tedesco, dall'U-37. Come sono il tenente di marina Ernest Hirt, cittadino tedesco, e chiedo di essere... Dovete rimandarlo indietro. Non è solo un nazista in fuga, è importante. Tutta la Germania aspetta di vedere se se la caverà. Lo so, io li leggo i giornali. Non potremmo fare come... Che ne dici? Vuoi dire... Già. No. Per legge dovete portarmi dal console. A volte penso che noi abbiamo troppe leggi. Non potete liberarlo per un cavillo legale. Tu mi dovresti capire, soldato. Io sono un ispettore doganale. È roba del servizio immigrazione. Il mio lavoro è ispezionare e controllare merci in entrata e in uscita. Senta, capitano, che farebbe se lui fosse una spedizione illegale di salsicce? La rimanderei indietro. Ma lui è un essere umano. Sebbene sia un nazista. Non è sul vostro elenco, vero? Come? Ho chiesto, il nazista è sul vostro elenco? No? No! No, non c'è! La legge americana prevede... Tu sta zitto! Io conosco la legge. Dice che le importazioni non sono ammissibili se non debitamente dichiarate. Io qui ho trovato due articoli non dichiarati. Come scriveresti? Proprio così, due articoli non dichiarati. Ma la legge si riferisce alle merci, non alle persone. Questo è un carro merci e quindi lei è una merce. Dì al macchinista di mandare indietro il carro. Ok. Chiama McCauley e digli che il carro ritorna con due articoli che non sono sulla lista. Digli che o li registra oppure li scarica. Bene. Grazie, colonnello. Grazie un milione. Dobbiamo fare tutti il nostro dovere, soldato. Ah, rimanderò la tua pistola al tuo reparto. Ok, non ne ho bisogno. Io protesto! Lei non può fare questo! È illegale! Sai, bello mio, l'ho già fatto. Roto McCauley? Di che parla? Vi rimandiamo il carro numero 8772. Lo sai che state diventando sbadati? Ci sono due articoli non dichiarati. Ora o li mettete in lista o li scaricate. Su le mani, nazista. No, non in quel modo. In questo. Perché io non ti chiedo di ridarmi i pantaloni. Me li vengo a prendere.